Bella a tutti raga, qui è 2087 e oggi siamo su Guadalnoara The Great Blue Sea. Allora, c'è un paio di cose che voglio dire su questo gioco prima di cominciare. Prima di tutto, che in mezzo a vedere se mi sto riprendendo oppure no, è messo male e ora riesco a vedere meglio se mi riprendo oppure no. Allora, come ho trovato questo gioco? Mi salgo un attimo le cuffie, sennò non vi riesco a parlare con la musichetta sotto. Misteriosamente le musiche di Joy si sono alzate di punto in bianco, senza motivo. Allora, questo gioco, allora, è da tanto tempo che ce l'ho sui computer. Lo volevo giocare da tanto tempo, ma sia per motivi del canale, sia per motivi privati, non ho mai avuto il tempo di iniziare questo gioco. Mi prende perché non so cosa sia la trama, non so in cosa sia ambientato, sicuramente non sarà un horror, me lo immagino. Ma giusto per dirvi che di questo gioco non so assolutamente una mazza. Poi, perché di punto in bianco adesso lo tiro fuori? Perché circa qualche settimana fa, c'è questo youtuber su Irito, che io chiamerò Kiririzu perché lo seguo dal vecchio canale, quindi sono rimasto al nome vecchio. Sì, ma massacratemi pure, il suo nome precedente era Kiririzu e adesso è su Irito. Fate le volete. Ovviamente lui di recente ha giocato questo gioco in anteprima perché cosa è successo? Dei fan hanno creato la traduzione italiana di questo gioco. E quindi sono detto, grazie alla traduzione italiana, magari adesso lo posso fare anch'io. Ho chiesto a Kiririzu se lo potessi iniziare anch'io, se non ci fossero problemi. Lui mi ha detto, sì, lo puoi iniziare, non ci sono minimamente problemi. Quindi, Guadalnoara and the Great Blue Sea. Siamo pronti, gente. Non ho idea di che cosa sarà questo gioco, ma partiamo. Inizia. Vi giuro, non so assolutamente una mazza io. Certo che lo sapevo. Noi proviamo le stesse cose. Tipo il volume a 1000 nelle orecchie e i peluche messi male. Sono una stupida. Bacca! Perché? Perché non l'ho capito prima? E ormai è troppo tardi. Ed è solo tutta colpa mia. Se avessi fatto di meglio. È ormai tardi. Anche per chiederti scusa. Perdonami. Sta sfumando oppure cosa? Shita? È una fusione fra Shita e Madotsuki? È una fusione fra le due, sta bambina. Vabbè, dovrebbe esserci scritto Guadalnoara and the Great Blue Sea, dovrebbe esserci scritto. Sì? Sì? Il diario di Bird Story? Ok, noi siamo questa bimbettina qui con un amo da pesca in testa? Perché mi stai ammiccando, piccina? Perché? Te dovresti essere Guadalnoara, giusto? Dovresti essere tu. Striga del mare. Ok, sì, allora non penso sia... O forse, sì, vabbè, forse Guadalnoara è il suo nome perché... So che mare in giapponese non è nulla di Guadalnoara, però comunque... Piacere di conoscerti! Io sono la strega del mare! Tu chi sei? Devo scegliere il mio nome oppure non posso? Silenzio. Oh, ma davvero? Ti stavo aspettando. Anch'io stavo aspettando, sì, da tanto tempo volevo fare sto gioco qua. Però la musichetta. Però. Sì, lo so. Ora, presta attenzione. Oddio, no, no, ti prego, non sono bravo in queste cose. Finché flutti tra le onde, siediti e ascolta la mia storia. Sì? Magari parla, però. Ah, sì. La luna è piena stanotte. Non so se stanotte la luna sarà piena, forse sì. Esprimo sempre un desiderio ogni notte di plenilunio. Sì, credo in certe cose. Sei un po' superstiziosa, però vabbè, te la domando. No, stavo solo conversando tra me e me, non farci caso. Alla luce lunare, il mare sembra illuminato come le stelle. Sì? Chissà quanti tesori ci si potrebbero trovare. Bene. Potremmo iniziare a giocare? Signora strega del mare? Allora iniziamo? Anche sì.
Anzi no, aspetta, non iniziamo ancora. Aspetta un attimo. Ah, ora sì che possiamo iniziare. Questa è la storia di una strega. La tua? Senza offese, ragazzi, è una strega. C'è scritto strega del mare. Io non ho detto nulla. Perché ci sono i pesci che volano? Giuro che con queste muse mi sembra di essere tornato a To The Moon. Non sono come quelle, però mi sembra di essere tornato a To The Moon. E siamo già a 6 minuti, wow. Piccola mia, ti prego, sii sempre te stessa. Non lasciar che distruggano i tuoi sogni e fa che niente ti corrompa. Ti chiedo solo questo. Immagino sia una voce maschile a parlare, che ne so io. Tanto oggi, ragazzi, fa un freddo boia, non avete la minima idea. Siamo noi? Sì. Sì, è Wada Nohara, l'avevo detto io. Sbadiglia. Ops, mi sa che ho dormito fino a tardi. E che io sappia, forse possiamo guardarci allo specchio. I knew it! Ok, a parte questo non sapevo assolutamente nient'altro. Quando siamo pucce? Vuoi cambiarti i vestiti? Sì! Immagino sia utile alla trama, no? Senti quelle cose, se non mi cambio non esco dalla stanza. Bene, credo che gli altri siano tutti fuori. Movimenti base, ok. Però va bene anche spazio. Apri menu X. Eccoci! X. Oggetti. Magia. Allora, aspetta. Ok, aspetta. Salva. Data 1. No, non ce la posso fare. Virga. L'asta preferita guardo Nohara. Non si dice verga invece virga. Vabbè. Magia. Nulla. Ma ci saranno anche i combattimenti, perché mi sembra strano magia. Oh no, ti prego, no, non i combattimenti. No, ti prego, non ci saranno anche i combattimenti. Perché? Perché? Non voglio combattimenti, ti prego. Vorrei tanto fare ESC per vedere se funziona il menu così, però... Se, ok, ESC. Avevo paura mi crashasse il gioco. Un letto, vuoi riposarti? No. Un letto, vuoi riposarti? No. Non facciamo, gente. Un cestino, vuoto. Salva gente. È pieno di libri sul mare. Pieno di libri sul mare. Un assortimento di oggetti. Un'ancora decorativa. Un cappellino! Un cappello di riserva, perché noi può. Riempito di vestiti. Riempito di vestiti. Uso bonbon. Ma non si dice bonbon? Con la N? Caffè con tanto latte. Scusami, eh. Oggetti. Ma che lo sappia si diceva bonbon con la N? Vabbè, forse mi sbaglio io, eh. Ci sta tanto e mi sbaglio io. Penso possiamo uscire, no? Salve. Ho già visto qualcuno simile a te. Mandi Memoka? Memoka, penso si pronunci così. Aspetta. Memoka, sì. Penso si pronunci Memoka. Ah, giorno, Wada. Wada. Spero tu abbia dormito bene. E... caspita, quante volte mi avrei svegliata? Ah, è una femmina. Vabbè, lei parlerà con questa voce. Ciuffetta banana parlerà così. Scusa. Sei una strega dormigliona. Va a vedere gli altri. Va bene. Se ti parlo di nuovo? Siamo arrivati? No, non siamo arrivati. Siamo arrivati? No! Tu, posso andare dietro o... No. Di qua nulla. Salve. Marble Pie? Che cazzo ci fai tu? Non so con chi debba parlare prima. Fuka. È Marble Pie, dai. Vi metto un'immagine qui e potete constatare che è lei. Fukami. Ehi, buongiorno. Buongiorno, Wada Nohara. Lei parlerà così.
È come Marble, lei parlerà in questo modo. Non so finalmente che voce... Vabbè, chi se ne... Buongiorno, Fukami. Credo che tu abbia dormito molto bene. Sì, mi sono addormentata di sasso. Sei stanca per il lungo viaggio? Non sforzarti troppo. Sto bene. Io no. Siamo lì più o meno. Stai bene? Io no. È un alieno! È un alieno! Con una pinna di squalo! Ed ho notato soltanto adesso che lei si chiama Dolphy! L'ho notato soltanto adesso! Oh, giorno vado Noara! Buon dì, Dolphy! Tutti socievoli su questa barca, eh! Che c'è? Ecco, ci sono tanti squali qui! Paura che sono delfini! Gli squali sono spaventosi! Va tutto bene, Dolphy! Non fanno per niente paura! Davvero? Certo, fidati di me! Si agita. E Marble non mi dice nulla. Ovviamente. E quindi io adesso? Ah, ecco, devo parlare con lei. Salva. Sia mai. Allora, ciuffetta banana, cosa mi dici? Ma quanto mancherà? Ok, devo parlarci due volte. Però devo dire, mi sta prendendo mio giovane, le immaginine sono carine. Allora, immagino che qui su questa barca siamo tutte streghe, immagino. Ciao, il mio nome è Wado Noara e sono una strega. Yay! Sto viaggiando con i miei famigli? Per ritornare nel mio... con i miei famigli. Vabbè. Non dirò nulla, va bene. Ero rimasto turbato, pensavo dicessi familiari, ma va bene. Bene, è meglio sbrigarsi. Magari poi la traduzione originale dice famigli, io non so nulla. Oceano? Aspetta, lo controllo io. Oh mio Dio, no! Quanto è carina sta cosa! No! Guarda, come se Joe dicesse, devo andare qua! No! No! Voglio andare di là! Bellissimo! Posso salvare? Salve? Bellissimo il salvataggio, ce l'ho tutte! Allora vai! Mi chiedo se ci saranno ostacoli, boh? Non penso ci saranno. Ah, ecco. Tipo qualche scoglio da schivare, che ne so. Ma è uno squa... Ah, ok, non li devo prendere. Ha senso allora. Salve. Eh? Perché, scusami? Serve una vita? Se lo lanci fa male, ma va? Ma va? Ma cos'è questo? Uccellino fanatico della tintarella. Va bene? Va bene? Squalo. Non so se gli squali debba toccare... Una lettera. Una lettera così in mezzo a nulla del mare non si bagna, vabbè. Ah, che cosa sta galleggiando lì? Una lettera? Forse il postino. Sì, il postino. Già. Il che significa? Che probabilmente il postino si sia schiantato da qualche parte. Di nuovo. Oh no! Ok, questi forse non ci... Ok, con questi sono abbastanza certo che non ci debba aggeggiare comunque gli affari. Con quelle piccole stelline di mare che spucano. Un altro salvagente. Qualcuno l'ha persa. Perché ho... A cosa mi servono i salvagenti? Vabbè, forse lo scopriremo dopo, però vabbè. Scopriremo tutto a tempo debito, gente. Ancora un'altra. Non sarà finito su quell'isola? Ah, how convenient. Vai. Oggetti. Qualcuno pensa di nuovo. Di qua niente. Non vai all'isola? Ah, proprio il gioco mi costi. Ero giusto curioso di vedere cosa sarebbe successo. Giusto un po' curioso. Isola astrale. Isola astrale. Aspetta. Astrale, ok, sì, pensavo di aver letto male. Ora le posso leggere? No. Perché non posso leggere le lettere? Boh, mistero. E i fiorellini si muovono su... Scusa, sono tutte strette. Una lettera. Un'altra lettera. Due lettere. Una lettera. Perché queste cose... Eh sì, certo. Sì, gente, sapete, io per completezza le guarderò tutte. Tre, una, due. È un gabbiano?
Ah! Stai bene? Ho fame. No, non di nuovo. È di sicuro troppo indaffarato per mangiare. Ah! Sono proprio... sono proprio cotto! Lui parla così. Madonna Nohara, ti piace il pollo arrosto? Ma da dove è sbucata Marble? No, grazie. Aspettate, aspettate. Non è che ve la prenderete anche con me? Sono astrofrutti. Sono astrofrutti. Che? Ehi, ho delle ciambelle dietro. Prendila e arrangiati. Voglio degli astrofrutti. Perché? Qualsiasi cibo va bene, no? No? Ah, quell'aureola lì c'era prima. Beh, gli astrofrutti che sono da qualche parte nell'isola, potremmo raccoglierne un po'. Cosa? Ma lasciamolo qui, si riprenderà da solo. I pennuti non vanno d'accordo. Astrofrutti? Biascica, ok. Oh mio Dio, non avevo pensato di leggere Biascica in un videogioco. Guardate, è così sofferente. Andiamo a prenderne alcuni. Se è quello che vuoi, va bene. Sì? Mi rifiuto. E questa vuol essere una cartella. Ok, salva. E ora andiamo dove? Ottenuti cara scudi. Cos'è cara scudi? Fammi vedere. No, aspetta, non è... equip. Uno scudo comune di caramella. What? Cosa sto trovando io? Aspetta, ma ne abbiamo tre di questi. Va bene, mettiamola anche a loro. Sia mai. O vai. A posto, salva, così non me lo devo rifare tutto. Sono stranito da questo gioco, gente. Non so effettivamente cosa aspettarmi a questo punto. Spadamelle. Davvero? Davvero? No, non dirmi che è quello che penso. Una spada comune di caramella. Va bene. Va bene. Ah, però gli aumenta gli attacchi allora. Allora sì, gliele do. Oh, che volete? 27, 32. Diventiamo OP, dai, perché no? No, mi sto rincitrullendo io, gente. Ve ne rendete conto? Mi sto rincitrullendo io a fare il ciun 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 con il menu. Best suono ever, ciun 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 ciun. Bellissimo. Sono spastica. Non posso andare di qua, tipo abbandonare il sentiero. Destra, andiamo a destra, è sempre destra. Fiawi! Volevo dire un misto tra fiorellini e flawi. Chiave lucente numero 1. Dov'è che... una bellissima chiave d'oro che aprirà qualcosa. A sapere che cosa. Però va bene, andiamo avanti comunque, gente. Noi possiamo. Ah, comunque ve lo dico, le parti di Wado Nohara dureranno 20-25 minuti circa. Non è che starò qui secoli e secoli. O forse dureranno mezz'ora. Che ne so? Non ho nemmeno idea di quanto dureranno. Avvertenze, l'assunzione eccessiva di astrofrutti può causare allucinazioni, la dose limite è di 10 frutti al dì. Ok, devo ricordarmi se devo dargli frutti non dargliene più di 10. Ok? Sì. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Va bene. Eccoli gli astrofrutti. Prendiamoli e portiamoglieli in fretta. Uccellaccio. Eh? Ma che? Non ti farò prendere questo astrofrutto. Vedi che sono nostri? Che? Ma cosa dite? Non sono di nessuno, eh? Non sono tuoi! Wanda? Wanda? Questi hanno bisogno di una legnata! Ah, Wanda è vero, è lei, non mi abituerò mai! Wado Nohara, potremmo farli arrosto per pranzo! Questa è una fusione fra Marble, Nier e L di Death Note. È una fusione fra i tre. Mentre questo è un alieno con i capelli a squalo. Bolletto arrosto? Sarà buono? Non è male. E vai, spendiamoli! Aspetta un momento! Diamo loro una lezione? Ho paura che questo gioco abbia più finali, però... boh, diciamo di sì, che ne so. Sono troppo influenzato da... anche se non ho incoraggiato, da Undertale. E penso che risparmiando i nemici possa effettivamente fare qualcosa di utile. Cos'è auto? Combatti. Difesa oggetti. Flapping Bird. Memoca.
ok? Te il primo e te il secondo. Sì? Sì? E sì. Sì? No, per favore, non voglio fare i giochini di lotta così, per favore. Ok, uno è andato. Ok. No, mi stanno un po' sull'anima i giochini di lotta così, poi boh. Incanto abilità appresa, cura abilità appresa. Ah, ok, allora... No, non voglio fare i giochini di combattimento, per favore. Mio Dio, qua... troppe cose apprese. Hai fame, vero, Wadonara? Prendi pure. Ma davvero? Grazie, Fukami. Cavolo, ne ho le penne piene di sti ceffi. Wadonara, gli astrofrutti. Ah, già, sbrighiamoci a portarglielo. Ha raccolto astrofrutto. Una... aspetta. Un astralbro. Bellino. Allora, aspetta. Con l'acquolina, eh. Che bello. Cura. Questo magia di base colpisce il nemico, ok. Te invece? Beccata. Beh, avete capito, colpisce... avete capito. Colpisce il nemico. E lei? Strangola un nemico. Marble è mezza pazza, eh. È mezza pazza, Marble. Allora, sentite, si fa così. Diamo da mangiare pennuto. E forse chiudiamo qui questa parte. Vai di qua. Giù, scendi, Wadonara. Scendi. Maronna. Allora. Ah, oh, beccati gli astrofrutti. Stai bene? Abbiamo gli astrofrutti, mangiali pure. Non so nemmeno se il microfono riuscirà a registrare questi suoni. Oh. Bene, bene, tutta la ciurma è qui. Da quanto tempo non ci si vede? Ah, i miei salvatori. Stai meglio, Mr. Nekoyama? Ah, allora lo conoscono. Ma è stato meglio, grazie a tutti voi. Tutte, semmai. Non ho manco morso una prugna con tutto il lavoro che sto facendo. Certo che ho un cervellino d'uccelletto. Sto tizio. Oh, cavoli, mi scusi per il pasticcio, signorina Wadonara. Beh, sono contenta che non sia diventato un problema. Preoccupante. Pollastro. Ah? Niente. Oh, è stato rude da parte mia interrompervi così. Interrompervi così il vostro viaggio di ritorno. Non so se è corretta come frase. Forse interrompere così? Non so se sia corretta come frase. In questi casi è meglio che me ne guardi. No, no, va bene. Carne di volatile? Che buona. Fukami. Ah beh, ora avrei un mucchio enorme di cose da fare, quindi se mi permettete me ne andrei. E vola via alla velocità della luce. Mai incrociare i flussi, ragazzi. Mai incrociare i flussi. Spero che stia bene. Pollastro. Stupido uccellaccio. Dovremo proseguire anche noi. Ciao. Ok, adesso? E adesso io cosa faccio? Salvo. Niente, lascio così. Quindi, prima il tempo finisca. Ok, prima il tempo finisca. Qua è 2087. Questa era Wadonara The Great Blue Sea. Mi sta interessando però il mio gioco. Spero che il sistema di battaglie non vada rifatto a oltranza, perché ho visto giochi dove era soltanto battaglie come queste, ma proprio dall'inizio alla fine a oltranza, e quindi dopo un po' di tempo ti ritrovavi con... non voglio essere volgare, perché le condizioni sono di non essere volgare, almeno non troppo. Insomma, ti spalli. Almeno ci si spalla, penso si possa dire. Cioè, ho visto tanti giochi dove il combattimento è ripetuto dall'inizio alla fine, e quindi questa cosa ti spalla. Quindi spero che questo gioco non sia effettivamente così, che questo gioco non sia combattimenti dall'inizio alla fine, che non siano cose impossibili perlomeno, perché sennò dovrei abbandonare questo gioco e mi dispiacerebbe come cosa. Quindi... qui è 2187. Spero che il video vi sia piaciuto. Qui è 2187. Spero che... non so fare un altro. Qui è 2187. Spero che il video vi sia piaciuto. E noi... oh mio Dio.
qui è Benzino87, spero il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video, gente!